suo tempo. Una visita sportiva qui da noi. Ha già compilato il modulo di richiesta della mia segretaria. Che per la pratica del tennis, bellissimo sport, complimenti. Sì, anch'io mi diletto ogni tanto. E mi perdoni, vedo che la richiesta è per la pratica agonistica, giusto? Ma no, ma non si è mai troppo vecchi per certe cose, no, no, assolutamente. Anche perché poi il tennis è uno sport che davvero può essere praticato. Oserei dire. Quindi da quest'anno lo praticherà a livello agonistico molto bene. Allora, prima di iniziare con la visita vera e propria, devo porle alcune domande di carattere anagrafico e fare un'anamnesi per capire, insomma, qual è il suo stato di salute. Evidentemente maschile, età 34, nato a il 17, 4. Ok, i dati di residenza li ha già comunicati alla mia segretaria. Ok, allora possiamo bypassare, poi se la vedrà lei. Professione. Ingegnere. Ok. Attività sportiva attuale, abbiamo detto tennis. Da quanti anni pratica questo sport? 4-5 anni. Però mi diceva che è il primo anno in cui lo praticherà a livello agonistico. Ha praticato altri sport in passato? Nuoto. Atletica, sì, insomma, fitness in palestra. Certo, va bene. Quanti allenamenti fa a settimana? 2/3. E ogni allenamento ha una durata di circa un'ora e mezza, due. Ok. Va bene. Pensa di eseguire un impegno fisico leggero, medio, notevole, molto intenso? Notevole. Ha mai accusato a riposo mancanza di respiro? No. Durante l'attività sportiva? Un po' di affanno. Ok. Palpitazioni, battito irregolare, sia a riposo che durante l'attività, insomma, le capita di avvertire un battito chiaramente più accelerato. Dolori, dolori toracici, senso di costrizione al torace. Svenimenti, collassi, sincopi, capogiri. Ci è andato vicino una volta. Ok, indagheremo. Una fatica sproporzionata allo sforzo? No. Va bene. Sì, diciamo che essere molto stanchi al punto quasi di perdere le forze, perdere i sensi. Se capita una volta ogni tanto, quindi in maniera sporadica, può essere anche normale. Se ad esempio lei non ha un adeguato allenamento aerobico, può chiaramente accadere che nel corso di una performance il fisico non regga lo sforzo. L'importante è che appunto questo sia avvenuto in maniera del tutto occasionale.
alcune domande per quanto riguarda l'anamnesi familiare. E nella sua famiglia c'è qualcuno che soffre di malattie cardiache? No, molto bene. Pressione alta? La mamma. Colesterolo alto? Malattie renali? No. Diabete? Asma? Allergie? Malattie epatiche? Il fegato? No. Altri tipi di patologie? Sono stati casi di morte improvvisa in giovane età, meno di 50 anni? No. Malattie genetiche ereditarie? Vedo che ha già compilato la sezione relativa alle malattie infantili. Molto bene. Ha avuto infortuni gravi? Interventi chirurgici? Ricoveri in ospedale per vari motivi. No, devo dire diciamo per quel che riguarda la salute, molto regolare, molto tranquilla. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Usa farmaci abitualmente? No. Fuma? No, bene. Alcolici? Quindi a volte un bicchiere di vino durante i pasti principali. È un po' di più il fine settimana, ok? Diciamo della norma. Caffè, quanti al giorno? Ok. Mando in stampa il documento, poi all'uscita dovrà gentilmente apporre una firma, d'accordo? Benissimo. Ok, possiamo partire con la visita vera e propria. Anzitutto, misuriamo la pressione. Quindi, gentilmente, si tolga la maglia. La misura qualche volta la pressione? Si avvicini pure. Faccio dei respiri profondi. Molto bene. Avvicini il polso gentilmente. Misuriamo la pressione adesso, ok? Stia tranquillo. Su 110, direi perfetta. Ok, la pressione va bene. Adesso le devo chiedere gentilmente di sdraiarsi su quel lettino, scoprire le caviglie. Tutto ciò che farò sarà applicarle degli elettrodi sulle caviglie, polso e torace.
Adesso le chiedo gentilmente di stare in silenzio, fermo, così che il macchinario possa rilevare tutte le misurazioni. Torno subito. L'elettrocardiogramma a riposo non rileva nessuna anomalia. Tutti i referti li allegherò poi nella sua cartella insieme al certificato di idoneità, d'accordo? Perfetto. Quello che dobbiamo fare ora invece è eseguire un nuovo elettrocardiogramma, ma sotto sforzo. Quindi si rimetta pure le scarpe da tennis. Ha fatto bene a venire qui con un abbigliamento comodo perché adesso dobbiamo sforzo. Ok, vede questo scalino qui di fronte a lei? Deve salire e scendere dallo scalino mentre io azionerò un timer di circa 2 minuti e mezzo. Esatto, sì, ovviamente quello più alto, quello basso è quando le darò il mio via, lo faccia. Le dirò io quando il timer smette di procedere. Va bene? 3, 2, 1. Stenda di nuovo sul lettino. Dobbiamo fare immediatamente l'elettrocardiogramma. Sia tranquillo. Il suo cuore è in salute. Se non l'ha mai fatto, comunque noi consigliamo sempre di eseguire un esatto, un'ecografia al cuore per avere insomma maggiori informazioni, per essere ancora più certi e non lasciare scrupoli. Però queste valutazioni sono più che sufficienti per proseguire l'attività sportiva. Va bene, allora si rivesta e venga di là, così terminiamo il tutto. Allora, ho letto già i referti dell'esame delle urine che mi ha fatto avere tramite la segretaria, quindi tutto bene. Ci sono tutti gli estremi per insomma, stilare questo certificato di idoneità. Un'ultima domanda, lei porta le lenti a contatto, è miope? No, quindi non devo insomma prescriverle nessuna correzione. Ok. Sì, certo, mi dica. Ha un'epicondilite? Ma in che stato è? Non molto avviato, però inizia ad avvertire dei fastidi. Adesso do un'occhiata. Eh sì, il classico gomito del tennis. Allora, vediamo. Le faccio qualche manovra, lei mi dica quando sente dolore.
No. Pieghiamo il gomito, così lo sento un po'. Mi faccio un favore. Afferri questo evidenziatore e stringa forte. Stringa, stringa, stringa forte. Fa male? Sì. Prenda questo barattolo. Di giorni, una settimana, quello che riesce, insomma. E le consiglio di utilizzare un tutore durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Sì, li trova in tutti i negozi di articoli per sì, di ortopedia, anche parafarmacie, farmacie, sì. Sono delle semplici fasce a strappo che si applicano sul gomito e hanno un piccolo peso. Per il resto, la terapia è sintomatica, quindi all'occorrenza può prendere qualche antinfiammatorio, meglio se paracetamolo e ghiaccio. Applichi una borsa di ghiaccio. Sì, il ghiaccio è sempre un ottimo rimedio. Se il dolore dovesse persistere, dovrà fare qualche seduta di fisioterapia. Che può essere appunto decarterapia o un massaggio, una manipolazione. Però non trascuri il problema perché queste tendiniti sono molto subdole ed è molto difficile rimuoverle del tutto. Stia attento. Va bene, allora il suo certificato è pronto. Non mi rimane che firmarlo. Se ne vuole una doppia copia, non ci sono problemi. Sì. No, assolutamente. In segreteria. Mi raccomando, si riguarda.